Come da tradizione anche quest'anno a Cannalonga solenni festeggiamenti in onore del protettore Santo Olimpio Mongroveo. Festività di Santo Olimpio investe in maniera diretta la confraternita della quale ho l'onore essere il priore. Cosa significa Santo Olimpio per noi? Innanzitutto dobbiamo fare un po' di cronistoria della vita di Santo Olimpio. Lui è stato il grande evangelizzatore dell'America Latina, tanto è vero che è denominato anche l'apostolo delle Ande. Ha dato grandi frutti la sua missione in America Latina, ha fondato il seminario Limense che funziona ancora oggi e quello che è ancora più importante ha scritto il catechismo, denominato appunto Catechismo di Santo Olimpio. Ogni anno ci impegniamo, stasera abbiamo celebrato una messa in suffragio dei confratelli defunti o di tutti gli iscritti defunti, domani ci sarà la messa solenne in onore del santo, poi con una breve processione per le vie del paese e poi ci sarà un momento di animazione in piazza che è stato organizzato da coloro i quali portano il nome di Turibio con la collaborazione della Proloco. Sì, da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche allo statuto perché è giusto che la Chiesa, anche la nostra confraternita, cammini con i cambiamenti attuali. Da quest'anno abbiamo l'ingresso delle donne nel consiglio della confraternita. Quest'anno siamo in due, io e la signora Maria Rosa Mogroveio, anche io faccio parte della confraternita, abito a Vallo, però sono felice come lontana discendente di Santo Olimpio, quindi di appartenere alla confraternita di Cannalonga e di far parte del consiglio, per cui è un grande onore per me e spero di essere all'altezza. Perfetto, però abbiamo anche un'altra discendente appartenente alla famiglia Mongroveo, quindi discendente di Santo Olimpio, la signora Angela Mongroveo, giusto? Sì, Angela Rosa Mongroveo, sì, appartengo alla famiglia Mongroveo e come credo ogni Mongroveo siamo onorati di avere un santo in famiglia. Speriamo che anche le altre generazioni siano felici di appartenere al santo, di portare avanti quelle che sono poi le tradizioni che da una vita durano.